Per la rubrica Conosciamoli meglio, oggi intervistiamo il coach Cece Ciocca. Ciao a tutti. Nome, cognome, età e passate esperienze. Allora, Cesare Ciocca, detto Cece da bambino, età purtroppo quest'anno 50, ma lunga trafila di esperienze, ho iniziato da Treviglio, da settore mini basket, per tutta la trafila delle giovanili, poi Verdello sia C1 che C2, uso il termine C1 che C2, per essere semplice possibile, poi un anno col femminile senior, con la promozione con la CAM dalla C alla B, e poi 15 anni fra B1 e B2, quest'anno ho festeggiato appunto questa ricorrenza, 10 in B1 e 10 in, 5 in B2. I 10 in B1, 7 a Treviglio, con sempre i playoff, un anno la finale con la Scavolini, il Carlton Myers, e due semifinali, poi Castetto Ticino 2 anni e un anno a Potenza. Poi 5 anni di B2 con 2 anni a Ravenna, 2 anni a, un anno a Costa Volpino e 2 anni a Pordenone. Quasi 500 partite, traguardo che spero di poter festeggiare qui a Bergamo. Ritorni a Bergamo dopo parecchio girovagare in giro per l'Italia. So che ora hai poco tempo a disposizione, ma come la trovi cambiata? Ma sai, non ci venivo spessissimo, però è una città che mi è sempre piaciuta moltissimo, quindi sarà un piacere nei pochi momenti liberi riuscire così a girare un po' per il centro e anche soprattutto a Bergamo Alta, che ho sempre amato molto. Fai un voto nel caso in cui raggiungessimo l'obiettivo per il quale salpiamo ed andiamo all'arrembaggio. Ci devo pensare, ma ci dovete pensare tu, Marcello. Alla prossima intervista ve lo dirò, perché questa è una cosa che va fatta bene, quindi ci ragioniamo sopra insieme e poi alla prossima intervista ve lo dirò. Ok, manteniamo quindi e ricordiamoci che Cici Ciocca ci deve un voto. Amare la pallacanestro perché? È la mia vita, è da quando ho 6 anni che praticamente vivo 24 ore su 24 questa magnifica professione, molto stressante, però altrettanto bella, mi ha dato tantissime soddisfazioni. Io ringrazio la mia famiglia che mi ha dato la possibilità sempre di poter fare questa scelta, e adesso mia moglie che mi sopporta e mi supporta, perché vivere come vivo io la pallacanestro non è semplice anche per le persone che ti circondano. Venire al palazzetto a vederla Bergamo Basket 2014 perché? Perché spero, siamo al terzo giorno di preparazione, però io spero, come ho sempre fatto, di mettere sempre in campo una squadra che lotta sempre, che dà tutto quello che c'è da dare, e a volte mi è capitato anche che sono squadre anche frizzanti, che amano giocare magari in velocità e che mostrano una buona pallacanestro, quindi la speranza è quella di dare un prodotto importante ai supporter bergamaschi. Noi comunque posso anticipare che ce la metteremo veramente tutta, ma non è un eufemismo, non è una cosa così detta per dire qualcosa, ma sono certo che noi daremo veramente sempre il 100% sul campo. Un messaggio ai nostri tifosi? Di venire e di supportarci, perché Bergamo penso che meriti ancora la pallacanestro ad alto livello, e noi speriamo di poterla dare quest'anno e anche in futuro. Ultima domanda, ci fai vedere un tiro a canestro? Yes.